ragazzi, sono qui dallo zampognaro dei vuoto, dal mastro birraio della vettura americana. Ti va bene come presentazione? È stato forse un po' troppo elegante? No, poi con la barba si combina. Ragazzi, si va al cinema a vedere Thor e le mogli. Oh, che bello, hai visto che roba? Lo fai tu, ti fai crescere la barba. Però ti deve insegnare, ti deve insegnare a farla bionda. Pascal, non è che me lo puoi dire dopo che devo girare il microfono. Zio, devo girarmelo prima, no? Ciao Franco, sei arrivato? No. Sono un po' incazzato stamattina, adesso me la faccio passare subito. Percepito. Però ti ho visto pendere subito verso il legno. Questo è un capolavoro, il VD per eccellenza. Tra l'altro, vettura che tu mi hai insegnato a capire che ha un valore pazzesco, perché in America vanno i $70,000 anche in più. Guarda, invito. Ma com'è possibile? Qua ti fermo. Voglio proprio invitare tutti i chiacchieroni che dicono: ma com'è possibile che tu chieda 40, 45, 35 di macchine perfette? Andate a visitare wagonmaster.com. Credo che non ci sia nessuno come loro per l'estrazione delle macchine con un proprietario o comunque certificate. Non ne vendono una a meno di $60,000, la meno chilometrata a 70-80.000 miglia. Belle, belle, perché stiamo parlando non di un cialtrone, ma stiamo parlando di un'azienda seria, assolutamente, che non fa restauri. Loro sono dei grandi selezionatori di ottimi usati che ci sono in giro, ma provate a vedere cosa costano in America. Wagon Master, al punto che stanno, al punto che l'America sta addirittura venendo in Europa a comprare i pezzi e gli esemplari rimasti belli in ordine. Questo è uno di quelli che può diventare una chicca, già questo, bello in ordine come base. Bello in ordine, questo è un conservato. Il conservato è veramente difficile trovarle. Questo sarebbe proprio un prodotto da Wagon Master. Questa sarebbe proprio una di quelle che dice: benissimo, la macchina ha pochissime miglia, non gli devo cambiare neanche una guarnizione, dimmi quanto vuoi, la porto a casa. Questo è un po' il criterio loro di ricerca. Io che non ho tutta questa possibilità di scegliere in un numero di macchine elevato come potrebbe essere l'America, devo mettermela a posto e, come ben sai, facciamo restauri in primo grado. Certo. Però facciamo vedere la qualità di questi. I tappetini neri non sono i suoi, sono su solo a protezione della moquette chiara, perché altrimenti noi la sporchiamo. Senti, dacci qualche nozione sulla filosofia, su come è nato questo tipo di vetture in America, perché comunque derivano dalle grandi estate, quelle che la famiglia usava per andare a fare i picnic. Cioè, c'è una filosofia dietro questo tipo di vettura? Oh cavolo, assolutamente, era la filosofia delle macchine innovative degli anni 70. Le Woody arrivano dagli anni 40, no? Dai surfisti che facevano i pannelli di tech vero su quelle che erano delle macchine che oggi valgono un patrimonio. Si sono allineate le station wagon, 8-9 posti, le Grand Marquis, le Estate Wagon, macchine meravigliose che non se ne trovano più. Io le vorrei, la vorrei comprare, per me non la trovo. Insieme a loro si è affiancato quello che era la Sport Utility Wagon, no? Che noi abbiamo visto pochissimi anni fa. Loro si sono affiancati a ciò che erano le grandi station wagon, a tutta una filosofia di fuoristrada come il Blazer, come la Jeep Cherokee, che ha visto lungo e l'ha fatta Woody. Quindi, al contrario delle altre, no? Del Bronco o del Blazer K5 che noi amiamo, che sono rimasti Sport Utility in versione anche Suburban, quindi macchine grandi ma pulite, la Jeep ha pensato di mettere i pannelli di legno a questa qua, alla Eagle, che non so se ti ricordi, sicuramente troverò un'immagine da far passare, l'American Eagle. Ah, che sì, era, certo che me la ricordo. Che quello era veramente un incrocio, quello era un crossover addirittura, strano. Era nato l'altro ieri, loro lo hanno fatto, quindi erano veramente avanti. È diventata subito macchina di grande mix di culto, perché faceva tutto quello che faceva una station wagon, ma aveva le 4 WD e faceva fuoristrada. Per cui, al contrario di quello che pensiamo noi, loro si avventurano e fanno davvero fuoristrada con i loro SUV, non vanno sui marciapiedi come noi a Milano, almeno a quell'epoca l'utilizzo dell'automobile era la vacanza, era attraversare gli Stati Uniti, quindi figurati cosa non c'era dietro. Anzi, ti pregherei, quando monterai la cosa, di andare a prendere qualche scorcio di questa visione, no? Dell'America degli anni 70-80, ma questo classicotto è arrivato al di là delle station wagon e insieme alla Buick Roadmaster è stato prodotto fino al 92, The Last Edition, questa è un 90. Per cui siamo già verso la fine. Questo, diciamo, 1990, gli ultimi produzione. Due anni. E lui il carburatore ancora. Guarda, quando le normative hanno imposto. Vedere, intanto, sì, quando le normative hanno imposto l'iniezione, la Jeep ha detto no, il granddaddy muore a carburatori. 360 di ucciderlo così. Insomma. Esatto, di ucciderlo così. 360 pollici vuoto, quindi 5900 cc di cilindrata. Dovrebbe essere qua, se non ricordo male. Sei un grande. Che bello. Classico padellone che abbiamo visto per decenni, decenni e decenni, perché un filtro così è sinonimo di carburatore sopra il collettore in ghisa.
la struttura vuota già con aria condizionata, lo vediamo mischiato, non vediamo il vuoto bene, perché è una macchina 4WD con riscaldamento e clima a depressione, un'aria condizionata che comunque è abbastanza ingombrante, avevamo il radiatore, tutto quello che era l'impianto di raffreddamento che preoccupava ancora chi costruiva le macchine, perché con tutta questa roba c'era il problema di tenere le temperature basse, perché sotto questo cofano abbiamo una marea di gradi quando la macchina è sotto il sole del Nevada e attraversa magari la Valle della Morte. When I was a little pretty baby, my mother rocked me in a trip in them old cotton fields at home. And when the cotton bolls get rotten, you could pick up pretty much cotton in them old cotton fields at home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields at home. Che volevi far vedere finita questo RAM per poi vedere un attimo Bulletproof, che è un altro capolavoro che hai creato su una base di C5. Questo con questi cerchi, guarda, c'è fame di Ford Raptor, no? Il Raptor è una macchina che ha colpito nel cuore, l'F-150 intendo, sì. Prezzo folle, macchina prodotta in pochi esemplari, è decaduta subito, non l'hanno più prodotta, adesso non sono d'accordo con loro, ma la faranno con un triturbo EcoBoost 6 cilindri, quindi non è ancora entrata nella mia filosofia. Questo vestitino un po' cattivo mi piace perché è un'alternativa al Raptor spendendo qualcosa meno e sono orgoglioso di averla preparata così, vorrei che tu la commentassi. Non è null'altro che un allargamento della carreggiata con dei cerchi più larghi di quelli di serie, cerchio nero. Il Bushwalker, che è un parafanghino che si è fatto in tinta e coordinato alla preparazione, mi piace molto. Gli abbiamo fatto uno scarico un po' più rumoroso, una bella centralina che dà una mappa di 20 cavalli in più e abbiamo fatto un Dodge Ram, secondo me, alternativo. Cattivo, beh, molto, ma che rimane sportivo, ma diciamo borghese, mi piace definirlo così, senza essere troppo tamarro. Devo dire che se tu non mi avessi parlato del cerchio maggiorato non l'avrei notato, perché secondo me hai fatto un lavoro egregio, no? Da questo punto di se vista. Se non avessi fatto questo lavoro non avremmo il parafango troppo fuori rispetto alla carteggiata e crei quello che è l'effetto roulotte, che non va bene, no? No, vero, vero. Invece qui la vedo proporzionata sotto quanto basta, per cui il fatto che tu mi dica che è borghese mi piace, perché uno sport che non ha le cromature, quindi nasce in tinta, nasce cattivo, con un cofano veramente convincente, questo tocco di parafango col bullone a vista, il cerchio scuro ci sta, che poi riprende comunque la mascherina, insomma c'è un'affinità visiva molto esatto marcata. Per cui sono orgoglioso di avergli regalato questa faccia un po' più cattiva rispetto a quello di serie, che non è nient'altro che un'alternativa, un pacchetto che offro già montato, e se lo vuoi lo prendi, altrimenti te lo prendi originale. Direi ottimo, però volevo farla vedere. Da una faccia un po' più cattiva passiamo a una vera faccia da sberle, perché questa qui è una vera faccia da sberle. Se ce la porti anche un po' indietro, facciamo vedere questo musetto, Mauro, se ce la fai, perché qui veramente ripiombiamo negli anni 70, ripiombiamo in quel di Hazzard, nella contea di Hazzard, dove Daisy guidava Dixie. Vabbè. Sei un bastardo dentro. Vai dietro ancora un filo, dai. Vabbè. L'apriamo, JP? Bella lì, zio. Va che faccia la sberle che ha questa qui. Veramente bellissima. Sono stufo marcio delle macchine nere opaco, ce lo siamo dette mille volte, però su sta faccia qui ci sta di brutto. Beh. Quando è stata fatta? C5 sì. Anni? Anno? È dell'80. 80-81, non ricordo il telaio se mi porta all'80 o all'81, però è un CJ5. Ecco, il GP Spiega, il CJ5 è? Il CJ5 determinava il passo, no? Ok, per quindi abbiamo, vedi che abbiamo la portina con questo scasso in discesa, per cui abbiamo un passo veramente corto. Era quella, passo corto nata per i passaggi tria. Quindi le macchine facevano fuori strada davvero, non fuori strada per finta, queste nascevano per fare cose che nemmeno ci immaginiamo, e con quel motore arrivavano al di là del bene e del male, perché un motore così potente a confronto di quello che erano le concorrenti dell'epoca, non c'erano blocchi, non c'era sospensione a molla, non c'era nulla che poteva battere un motore del genere, per cui e questo è un pochino più piccolo di quello del 5.9, ma è la stessa struttura American Motors. Che bello lì, guarda lì, che è la stessa faccia da sberle, sotto c'ha un cuore d'acciaio. Ricordo che le Jeep erano del gruppo, non era Chrysler, il Jeep era un marchio a sé, una macchina prodotta a Toledo nell'Ohio, ed era sotto la voce American Motors Corporation, AMC. C'era il triangolone rosso e la tagliatellona blu. Era quella dell'American Eagle che hai citato poco quella dell'American Eagle, esattamente.
come sempre quando le vengono fatte vengono anche preparate con carburatori speciali, collettori aperti, quindi la macchina va davvero forte. Come dicevo prima, il fuoristrada per queste macchine era una passeggiata nel bosco, cioè, salute. Era una passeggiata di salute. Nascevano con 160 cavalli catalizzatissime. Parliamo di macchine veramente catalizzate con carburatori e collettori chiusi. Nei restauri e nelle preparazioni questi impianti ritenuti obsoleti subito dopo perché si intasavano da morire venivano sostituiti da collettori performanti, carburatori aperti, pistoni a compressione più alta e arriviamo a, li portiamo anche a 300 cavalli. Venivano addirittura raddoppiati. Diciamo che un motore grande di cilindrata è come un motore turbo, gli fai la centralina, la mappa e un po' di cose pronto a salire. Un motore di grande cilindrata ha così tanta capacità di cubatura che basta poco per prendere tanta potenza in più, quindi con poco passava 200-220, con un set di pistoni e i collettori giusti andavamo a 300 cavalli, che su una macchina così leggera da fuoristrada era ed è pericolosa, ma pericolosa nel senso buono. Poi è chiaro che mai darei una macchina una patentata come questa qua. Il piccolino deve adeguarsi al JK, però noi ci divertiamo da morire con un motore del genere. Vero? Andiamo a visitare, poi torniamo. Oggi il tempo è un po' stretto, un po' tiranno, però baby, my mother rocked me in a crib. In them old cotton fields at home. When I was a little pretty baby, my mother rocked me in a crib. In them old cotton fields at home. And when the cotton bolls get rotten, you could pick up pretty much cotton. In them old cotton fields at home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. In them old